Lei lo paga il canone? Certo che lo pago. Non lo dovrei pagare, ma lo pago. Perché non lo dovrebbe? Perché non fanno niente. Io no, sicuro. Purtroppo sì. Io conosco tanta gente che non la paga, io la pago, l'ho sempre pagata. Tutti lo odiano, molti lo pagano, la maggior parte degli italiani, per la verità, lo evade. Con cadenza quasi regolare se ne parla. L'ultimo a riportare nel dibattito la questione canone è stato Matteo Renzi. Riduciamo il canone e contemporaneamente diciamo che lo devono pagare tutti. Lo metterete nella famosa bolletta? Credo che questo sia lo strumento che verrà scelto, però le do anche la cifra. In questo momento. Oggi il canone costa 113 euro, sì. Il prossimo anno costerà 100 euro. La cifra, se pagata da tutti, raddoppierebbe le entrate della RAI. Ma prima ancora del quanto, il problema è il come. Perché accorpare nella stessa bolletta elettricità e canone non convince quasi nessuno. Se le arriva il canone in bolletta? Non sono contenta. Assolutamente no. Però non sarebbe male per far pagare tutti. È assurdo proprio, questa è una truffa, secondo me. Non è che mi cambia molto. Forse in questa maniera la pagano tutti. Tutti, forse in futuro. Nel 2014 hanno pagato il canone in 16 milioni, con un tasso di evasione del 30%. Tra chi, negli anni, ha dichiarato di non aver pagato, ci sono anche personaggi illustri. Perché non paghi più il canone? No, io non l'ho pagato per 2-3 volte. Non ho la televisione, sì, secondo me è una tassa assurda. La misura annunciata da Renzi ha già raccolto una valanga di no. Associazioni dei consumatori, 5 Stelle, Lega, poco cambia. Il canone in bolletta, dicono, è sostanzialmente una rapina. La somma indicata da Renzi, 100 euro al posto degli attuali 113, potrebbe comunque essere più bassa. Basterà? Forse no. Dare un servizio di qualità e si pagherebbe molto più volentieri, e forse anche qualcosa in più. La spengo sempre più spesso. I programmi che fanno sono tutti vecchi. Voglio vedere i canali pubblici e li pago, non li voglio vedere e non li pago.